penso anche che la non mancata presenza fisica di Romano Magrini, naturalmente ci dispiace, le parole eventuali di Romano Magrini sarebbero state importanti, ma è più importante la sua esperienza, la sua presenza, quella sua fedeltà in 37 anni e 5 mesi di stare al fianco di sua figlia. Credo che la sua testimonianza più grossa, al di là delle parole, a volte ci incartiamo con le parole, sia stato quello che accennava prima Poggi, lo stare lì senza un attimo di respiro per 37 anni e 5 mesi. Ora passo la parola, chiamo qui al microfono Monsignor Fiorenzo Facchini, che nella scheda di presentazione ha mille titoli, lo conosciamo tutti qui a Bologna. Lascio la parola. Prego. Per qualche coincidenza, che non so se sia del tutto casuale, io mi trovo a operare, come ricordava adesso il dottore Pandolfi, sia nell'Istituto Veritate Splendor, sia nella Fondazione Ipsen, sia nell'Associazione Insieme per Cristina. E questo è per me un motivo anche di gioia, per non dire di orgoglio. Per cui apro volentieri, ecco, anche i lavori di questo workshop che riguarda gli stati vegetativi. E, insieme con il ricordo di Romano e insieme anche con le testimonianze che verranno presentate da persone che vivono momenti o situazioni analoghe a quelle di Cristina e di Romano, sono appunto rappresentate anche associazioni che operano in questo campo. Oltre a questo vorrei rilevare che il nostro convegno si svolge in un momento in cui questo tema è di grande attualità, il tema del fine vita, il tema del anche dell'eutanasia, potremmo dire, c'è appunto in discussione e sarà in discussione questo tema in Parlamento. Poi proprio ieri Papa Francesco ha tirato fuori questo argomento e si è espresso con i medici che erano andati in udienza da lui, si è espresso con grande chiarezza. Questo workshop vuole essere un richiamo a realtà umane troppo sconosciute e forse anche per questo dimenticate, e a ciò a cui esse provocano, e cioè il valore della vita di ogni persona, specialmente in condizioni di estrema debolezza, di cui nessuno, tantomeno lo Stato, deve farsi padrone. Sullo sfondo delle riflessioni che si potranno fare alla luce della scienza, dell'etica e dell'esperienza, sulle condizioni sulle persone in condizioni di maggiore fragilità e debolezza, deve stare il rispetto e l'aiuto, in qualunque condizione si trovino, evitando due scogli: l'assolutizzazione del principio di autodeterminazione, che verrà fuori anche nel corso della giornata, certamente, inteso come idolo a cui tutto deve essere sacrificato, e l'altro scoglio è l'abbandono delle persone sofferenti. Secondo alcuni, il filo rosso che deve unire le risposte alle diverse problematiche sul fine vita, dall'eutanasia al suicidio assistito, andrebbe visto nell'autodeterminazione. Ciò che importa, viene affermato, è che ognuno possa fare quello che vuole o ha deciso, anche nel passato. Ma è proprio questo il modo di affrontare il problema, o non piuttosto si dovrebbe cercare che la persona non venga lasciata sola nella sua sofferenza? È la vicinanza, l'aiuto alla persona, il filo rosso che dovrebbe unire i possibili interventi a suo favore, prima che eseguire ciò che essa eventualmente
potrebbe richiedere in momenti di particolare difficoltà. L'idea e la possibilità di porre fine alla propria vita in situazioni molto critiche non può essere trasformata in un diritto che la comunità deve riconoscere e quindi in un dovere di favorire tale possibilità da parte dello Stato e dei suoi dipendenti e funzionari, medici e infermieri. Avrebbe il carattere di complicità a un omicidio. Piuttosto la comunità deve cercare di rimuovere o attenuare le cause che possono influire su quella richiesta, intervenendo in aiuto alla persona e alle situazioni delle famiglie di grave sofferenza o solitudine. Lo richiede il rispetto di ogni persona e la solidarietà sociale che deve legare tutti nella comunità e alla quale lo Stato non può abdicare neppure su richiesta. Una deriva eutanasica che fu scongiurata dal precedente Parlamento, ma è sostenuta da alcune forze politiche, segnerebbe certamente un declino della nostra società. Grazie della vostra attenzione. Grazie, Monsignor Facchini.